Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Nello scorso episodio abbiamo finalmente completato il primo dungeon di questo gioco, il Tempio di Cascabosco. E ora andremo a fare un bel po' di cose che si possono fare solo una volta aver sconfitto il boss. Quindi, non perdiamo tempo, cominciamo con le fatine sperdute. Vi ricordo che qui c'è la fonte... Ok, va bene, fontana fatata. E che l'altra volta abbiamo anche preso le 15 fatine sperdute del Tempio di Cascabosco. Quindi... Oh, giovane sapiente, sono la fata radiosa della saggezza. Ci sta mentendo. Perché? Perché se fosse della saggezza, avrebbe capelli blu. Ti ringrazio per aver riportato il mio corpo alla normalità. Come segno di riconoscimento, aumenterò il tuo potere magico. Kyokudai Maho. Ora il doppio del potere magico che avevi prima. Il punto è, nella versione per Nintendo 64 non ci dava potere magico raddoppiato. E se per questo non c'era neanche questa fata radiosa qui. Torna a trovarmi ogni volta che ti sentirai stanco. Infatti c'era un'altra fata radiosa che ci dava un'altra ricompensa. E forse la cosa più importante, in questa versione di gioco la fonte è qui. Ma nella versione per Nintendo 64 è laggiù. Il punto è che abbiamo un bel po' di cose da fare e devo un attimo sistemare i miei strumenti perché preferisco che siano messi in questo modo, perfetto. Dobbiamo tornare ora al Palazzo Deku perché abbiamo la principessa Deku in una bottiglia che in realtà in questo gioco si chiama Ampolla, ma lasciamo stare. E se non faccio adesso questa cosa... Non la farò tipo mai più, perché attenzione, se dopo aver sconfitto un boss o aver ripulito un labirinto, insomma, viaggiate nel tempo e tornate al primo giorno, dovrete riaffrontare il boss. Perché è una cosa abbastanza ovvia, giusto? Se torniamo indietro nel tempo, quello che abbiamo fatto in questo ciclo si resetta. Quindi meglio sbrigarsi. Mi sembra che la principessa Deku... Non mi ricordo se sparisce o no, se riavviate il tempo, mi sa di sì. Che poi io dico riavviare il tempo, in realtà è riavvolgere. Stessa cosa. Quindi, alla volta del Palazzo Deku, per la prima volta in questo ciclo, dobbiamo per forza essere Deku, ovviamente, per poter andare, sappiamo già tutto quanto, c'è la sciocca scimmia. Quindi, andiamo alla corte d'inverno. Ho fatto un riferimento a qualcosa che neanche conosco, eh. Mio padre è un mostro, Messer Link. Pretto, aprite quell'ampolla e lanciatemi proprio di fronte a mio padre. Ok, libera! Oh, mia principessa, mia diletta figliola, stai bene? Ero così preoccupato per te. Stupido padre! Che cosa state facendo? Lasciate subito andare quella scimmia! Rispettabile scimmia, sono desolata. Mio padre si comporta sempre in modo precipitoso quando è preoccupato per me. Me capire, principessa. Dimenticate di questo. Tempio adesso è normale? Sì, ed è tutto merito di Messer Link. Ve ne sono profondamente grata. Davvero? Allora il tuo nome è Link, vero? Grazie per quello che hai fatto. Come segno di gratitudine, il nostro maggiordomo ha preparato un omaggio per voi. Vi preghiamo di accettarlo. Uscite dal palazzo e recatevi a destra. Lo troverete ad aspettarvi all'entrata del Dedalo. Parte 2 di Anche i Deku piangono.
Oh mamma mia, mi sono appena accorto del motivo del nome di questa quest. Però lo vedremo più tardi. Salve! Prendere decisioni affrettate è il mio peggior difetto. Lo comprendo bene adesso, dopo quello che è successo. Oh, viandante, c'è davvero poco che io possa fare. Ti prego, riposa un po' prima di andare. Ha parlato in rima. Perché ha parlato in rima? È stato un caso? Probabilmente sì. Potevamo andare verso il Dedalo Deku anche prima del dungeon, però non potevamo farci nulla. Inoltre, ora che abbiamo aiutato la principessa, possiamo anche entrare nel palazzo Deku, mi sembra, anche da esseri umani. Non che serva così tanto, ma... vero. E adesso che abbiamo liberato il dungeon, l'acqua è pulita. Questo apre in realtà un bel po' di cose da fare qui, alla palude. Quindi, meglio sbrigarsi. Una cosa molto importante, bisognerebbe fare questo minigioco con la maschera Deku, o anche con Link normale, ma se avete le orecchie da coniglio... è 100 volte più semplice, quindi andateli a prendere, vi ho già mostrato come ottenerle. Dedalo Deku. Allora, metto già le orecchie. Assicuratevi anche di avere arco e frecce, mi raccomando. E... salve, maggiordomo. Ti sono radicalmente grato per aver salvato la principessa Link. Radicalmente, ed è una pianta. Come segno di gratitudine, noi Deku abbiamo preparato qualcosa che riteniamo possa esserti d'aiuto. Ti prego di seguirmi. Da questa parte. Avete presente il minigioco di Danpei? Bisogna seguire il maggiordomo e anche abbastanza in fretta per tutto quanto il Dedalo. State attenti a non perderlo di vista. Fortunatamente, se si allontana troppo, rallenterà di un po', anche se di poco, mi raccomando. Però più gli sto attaccato, meglio è per noi. Inoltre ci sono alcuni punti in cui bisogna... Oh no! Ok, perfetto, perfetto, va tutto bene. Bisogna togliere le orecchie da coniglio, perché bisogna fare dei salti abbastanza precisi, tipo questi. Quindi tolgo le orecchie, ok. Perché vi ricordo che le orecchie vi fanno saltare un po' più lontano del solito. Allora andiamo qui, andiamo adesso qui. Ancora un po', posso rimettere le orecchie. Andate via, per favore, cespugli Deku malvagi strani. Ok, va tutto quanto abbastanza bene. È andato a destra, pensavo andassi a sinistra. Adesso è andato a sinistra. Ritolgo le orecchie e siamo caduti in acqua, ok. Fortunatamente dovrei avere abbastanza... No! No! Ti prego, non farmelo perdere. Dai, Link! Perché? No! Dai, vai su! Io odio nuotare in questo gioco. Forse posso recuperare ancora un po'. Comunque, ok, sento ancora il rumore. Dovrebbe essere andato qui a sinistra in realtà. Oh, vero, si chiudono i passaggi se non stati attenti. Eccolo qua, ok, si è rallentato. Grazie mille per averci aspettato giusto un attimo. Questa è la parte più rompiscatole, perché bisogna girare e non beccare le spine. Wow, alla fine ho davvero recuperato. Cosa fantastica per me. Qui intanto, occhio a non andare sugli scivoli. Bisogna restare sulle scale. Oh, mamma mia. Macigno, che fortunatamente non ci affligge. Andiamo avanti. Esiste in realtà una mappa nello schermo inferiore, quindi se sapete già la strada è possibile andare avanti, però dovete comunque sbrigarvi. Se non lo fate, attenzione. Ok, bene. Cristallo, frecce, colpiamolo. Le fiamme si spegneranno e noi faremo dei bei salti. Ok, ancora, ancora. Perfetto, vai. Il passaggio non si è ancora chiuso e mi sa che questa era la parte più difficile, quindi dovrei aver finito il minigame. Perfetto. Maggiordomo, sono qui. Parla. Bene, Link. Ora, ecco ciò che ti ho promesso. Ti prego di accettarlo. Una nuova maschera. La maschera porcina. Questa maschera affina il tuo senso dell'olfatto. Inizia a sentire odore di vittoria. A dire il vero, quando ti guardo, mi ricordi mio figlio che lasciò casa tanto tempo fa. Mi è sembrato di gareggiare di nuovo contro mio figlio. Ve l'ho detto, bisognerebbe usare la maschera Deku in realtà, ma... temo di aver cercato di batterti con troppo entusiasmo. Perdona la mia veemenza. L'uscite da quella parte, dove vedi quella luce? Caro Link, attendo con ansia il giorno in cui potremo incontrarci di nuovo. Mi raccomando, fai attenzione. Anche i Deku piangono. La storia è molto molto triste del maggiordomo.
E la cosa brutta è che viene spiegata tipo per 2 secondi, quasi alla fine, se non alla fine del gioco. Quindi io potrei dirvi che cosa è successo al figlio del maggiordomo. Non lo farò, non ancora, ma voglio dirvi che noi l'abbiamo già incontrato. Già. Bene, come ho fatto ad affogare? Comunque, ora dobbiamo andare a salvare un'altra volta Koume. Inoltre questo è il primo giorno, quindi il percorso per raggiungerla è leggermente diverso. Vi mostrerò adesso come orientarvi il primo giorno. Non lo farò per il terzo giorno, non ha senso. Bosco Arcano, attenzione alle tartarughe feroci. Sappiamo già come si affrontano però, quindi sto abbastanza sciallo. Il primo giorno, ve l'ho già detto, la scimmia farà una strada diversa rispetto al secondo giorno. Seguimi! Alla fine comunque tutte le strade però portano da Koume, quindi non cambia niente. Allora, andiamo. Attenzione ovviamente alle tartarughe, che ci possono e ci colpiscono anche. Ma non importa. Questa qui è la strada per raggiungere Koume il primo giorno. Dovrei averla quasi raggiunta. Se vado a sinistra, a quanto pare. Bene, scimmietta. Ancora no. Allora, siamo finalmente arrivati. Dai. Oh, aiuto! Non parla la notte? Vabbè, non importa. Si torna dalla sorella, che stavolta è al negozio di pozioni, che è proprio davanti a noi. Vi ricordo che basta uscire da qualunque uscita con un cartello, dalla stanza di Koume, per tornare in fretta qui nella palude. Abbiamo anche abbastanza rupie, però non credo che servano in questo caso, perché appunto abbiamo parlato con la sorella. Kotake ci dà una pozione gratuita se dobbiamo aiutare la sorella. C'è un problemino, vedi? Ah, non vendono pozioni ai Deku. Ok, va bene, torno essere umano adesso, va bene? Benvenuto, le mie pozioni sono il meglio del meglio. A questo punto, un attimo. Ah, se solo avessi dei funghi belli fragranti, potrei preparare molte più pozioni. Non abbiamo dei funghi, ma abbiamo un modo per ottenere dei funghi. Tanto tempo fa, questo mio bel nasone riusciva a trovare funghi ovunque spuntassero. Ma il tempo, si sa, ho tu dei sensi. Magari ci fosse qualcosa per far sentire meglio gli odori. Tipo una maschera. È dura invecchiare. Non ci dà... Oh, vuoi vedere che... Credo che Kotake non ci dia nulla, perché tecnicamente non abbiamo parlato con Koume. Bisognava parlare con Koume da esseri umani, vero? Va bene, torniamo da lei, vediamo se ho ragione o no. Ho fortunatamente già comprato una pozione rossa, però... vero, già che ci sto... Voglio un attimo mettere la maschera che abbiamo appena ottenuto. È la maschera più inutile del gioco, ma la maschera porcina ci consente di vedere dove sono i funghi, che dovrebbero essere proprio qui da qualche parte. Il punto è che non li vedo. Eccoli, ok. Dovrebbe esserci un altro vapore rosa vicino a Koume, però quelli alla fine sono i funghi. Si prendono con un'ampolla e vanno poi dati a Kotake. Ho detto che è la maschera più inutile del gioco perché... è completamente inutile dare i funghi a Kotake. È inutilissimo. Siamo qui, dai. Oh, me ne stavo qui tranquilla per i fatti miei. Bla bla bla. Skull Kid, sì, abbiamo una pozione rossa proprio per te. L'ho anche pagata. Però, sì, prendila. Oh, sento l'energia che mi scorre nelle vene. Sì, sei rinata, bravissima. Beh, non hai capelli infiammati? E Kotake non ce li ha ghiacciati, quindi va tutto quanto bene per noi, vi ricordo. Due Rova, non mi ricordo il nome in italiano. Pazienza, Twin Rova in inglese. Posso per favore annusare bene questo fungo? Devo davvero... Aspetta. Fermi. Lo devo puntare? Mi fai per favore prendere il fungo? Grazie, ok, finalmente. Abbiamo ottenuto un fungo. È completamente inutile. Lo posso dare a Kotake, ma... Kotake, mia cara, sono qui. Abbiamo un bellissimo fungo magico che, ripeto, è inutile, ma... ce l'abbiamo, quindi... Sì, prendilo. È tutto tuo.
Che profumino. Sei stato proprio bravo a trovare questo fungo. Era da un sacco che non riuscivo a trovarne uno, e ciò mi ha creato non pochi problemi. Bene, ne farò buon uso. Non temere, torna più tardi, non torneremo mai qui. Ve l'ho detto, neanche conta come quest secondaria, quindi inutile. Andiamo al centro turistico. Alba del secondo giorno, 48 ore alla fine. Ora che è giorno, possiamo andare a fare il bellissimo minigioco. Credo che non cambi nulla se mettiamo l'arco al pulsante X o al pulsante Y, ma per sicurezza mettiamolo al pulsante Y. Allora, sono qui, come? Posso? Oh, grazie per avermi aiutata. Come ringraziamento ti farò fare un giro in barca gratuito. Oh, ma aspetta. Sì, proprio come pensavo. Sembra che l'acqua della palude non sia più avvelenata. Vogliamo provare qualcosa di più divertente? Questo è possibile farlo solo dopo aver sconfitto il boss, quindi attenzione. Che ne dici di un giochino? Io mi metto a volare sulla mia scopa e vediamo quante volte riesci a colpire il bersaglio. È divertentissimo, vuoi provare? Certo. Così si fa. Ma lascia che ti spieghi, non devi puntare l'arco verso di me, devi mirare al bersaglio. Se mi colpisci non te lo perdonerò mai. Fortuna che siamo nella versione per Nintendo 3DS. Mamma mia, fossimo nella versione per Nintendo 64 sarebbe tipo impossibile questo minigioco. Bisogna colpire il bersaglio 20 volte. Non ci vuole nulla a colpirlo 20 volte. Ma dovete stare attenti, sto usando sia il giroscopio che il control stick destro. Là ce n'è un altro di bersaglio. Ovviamente non colpite come, altrimenti saranno guai. Puntate la punta della freccia nella parte bassa del cerchio e dovreste riuscire a beccarlo quasi sempre. Ok, bene, ancora. L'ho già detto, minimo 20 volte. Non c'è una ricompensa ulteriore se lo beccate più di 30 volte, solo per dirlo. Per favore, gioco. Ok, grazie. Siamo già a 11. Siamo solo a 11, non siamo già a 11. Vai. Inoltre, registrare dal 3DS. Oh, mamma mia, come, sorry. Registrare dal 3DS e provare a beccare questi cosi è leggermente difficile. Fortunatamente il gioco vi dà abbastanza tempo per resettare un po' il cursore. Oh, al buio, ok. Vai. Quando andate tra due zone. Siamo a 18. Siamo adesso a 19. 20, ok, l'importante era prendere 20, poi tutto il resto è un bonus. Ripeto, non serve a nulla colpirlo più di tot volte. Non colpite come, non mi ricordo che succede se lo fate, ma meglio non far arrabbiare qualcuno che potrebbe diventare nostro nemico tra 7 anni. Ok, l'ho detto. Vai qui. In effetti forse loro sono letteralmente le due megere di Ocarina of Time, perché noi le abbiamo affrontate, o meglio, le affronteremo tra 7 anni. In un altro universo, però. Perché, sì, Ganondorf ora è sigillato. O meglio, abbiamo avvisato la principessa Zelda e il re di Hyrule dopo la fine di Ocarina of Time delle intenzioni di Ganondorf. Quindi ora non dovrebbe più essere un problema. Siamo davvero a 37 punti? Wow! Pensavo di fare molto, molto peggio. Davvero abbiamo finito? Ok, bene. Vai. Dai, 40, dai. Ok. Dai. Perfetto. No, 39, no! 39! 40! Ok, ripeto, non serve a niente arrivare a 40, però. Eccoci qui. Abbiamo finito. Bene, 40 centri. Anche se non sembra, ci sai fare. Beh, come ti avevo promesso. Ecco, prendi. Un'ampolla vuota. Nella versione per Nintendo 64, qui invece era possibile ottenere un frammento di cuore. Hanno scambiato la location dell'ampolla e di quel frammento di cuore. Non so perché, ma ora ne abbiamo due, quindi. Non ti sei divertito un mondo? Se ti va a rigiocare ancora, torna a trovarmi. Il punto è che la missione è finita. Fortunatamente per noi, quindi abbiamo finito. Hai centrato più di 20 bersagli. L'importante è arrivare a più di 20. Ma seriamente pensate che io abbia finito? Scendiamo un attimo, per favore. Perché adesso? Oh, mamma mia. Questo gioco non ha un minigioco di tiro con l'arco. No, ne ha due.
Quindi dobbiamo sbrigarci un po' e andare a fare il secondo minigioco. Quindi rimettiamo un attimo la maschera del coniglio, per favore, che in realtà sono le orecchie da coniglio. Stessa cosa. Ricorderete che non siamo mai stati qui? E adesso ci stiamo andando? Allora, c'è inoltre una novità qui. Questa novità, che noi non faremo, né oggi né mai. Acqua di fonte, servirsi liberamente. Qui è possibile prendere acqua per innaffiare i fagioli magici, ma questa qui è l'angolo della pesca di Termina. A noi non serve, noi non faremo questa cosa adesso, ok? E mai, se è per questo. Tira segno della palude! Andiamo, dai! Oh, che fai, giochi? So 20 rupie a partita. Oh, dai, anamoni! Le regole sono facilissime. Sali su sta piattaforma e colpisci i bersagli. Li devi colpire tutti, tutto qua. Se non usi biti per tirare le frecce, non ne becchi manco uno. Oh, sei pronto? My body is ready. Pronti? Allora, colpiamo tutti quanti questi cicci. Ce ne sono anche alcuni là sopra, che ho appena mancato. Oh, mamma mia, dove sono i corvi? Perché li sento. Uno, due, tre. Dopo tre corvi apparirà un lupo laggiù. Bisogna colpirlo. E dopo aver sconfitto 10 di questi, apparirà un lupo qua sotto, ok. E poi basta. Corvi, grazie, ok. Uno, due, tre. Lupo qua sotto. Eccolo. Beccato, perfetto. Non è molto difficile da capire come meccanica, però bisogna fare tutto quanto bene. Corvi, ok. Uno, due, tre. Tu, lupo qua sotto. Ah no, è laggiù. Ok. Dobbiamo arrivare a un certo punteggio. Ovviamente ci sono ritirati sotto. Corvi, dove sono? Corvi? Ok, eccoli lì. No. Dai, per favore. Ok, lupo qua sotto. Ok, perfetto. Voi due, per favore, vi potete sollevare giusto un attimo? Per un altro bel lupetto? Ok. Una volta arrivati a 21-20 di punteggio, avrete fatto perfetto. Ah, bene, ci ho messo poco in realtà. Ah, il punteggio extra non serve a niente, ok? Oh, però, bravo, perfetto. Tiè, piglia questo. Hai ottenuto una faretra grande, ora puoi portare con te fino a 40 frecce. Ma non è finita qui! Perché bisogna fare questo minigioco per un'altra volta, per finire tutto quanto. Quindi lo rifarò tagliando, perché non voglio perdere troppo tempo. Sì, sì. Ehi, di pure agli amici tua, che qua ci si diverte un sacco. Va bene, sì. Ah, perfetto. Facendolo due volte otterrete la vera ricompensa. Ah, gioia, vero? Gaudio e anche tripudio. Però, wow, ci è andata molto meglio della volta scorsa. Ah, però, bravo, perfetto. Tiè, piglia questo. Oh, neanche ce l'ha mostrato che cosa abbiamo preso, ma fidatevi di me. È un frammento di cuore. Hai ottenuto almeno 21-80 punti al tirassegno palustre. Come premio hai ricevuto un frammento di cuore, che... eccolo qui. Ehi, di pure gli amici tuoi, che qua ci si diverte un sacco. Ma pensate seriamente che sia finito qui questo video e questo tipo di minigioco? Perché questo bellissimo gioco non ha due minigiochi con l'arco, ne ha tre! E sì, la cosa mi dà tanto fastidio. Tuttavia, visto che ci siamo, andiamo a prendere le solite rupie di Cronopoli Est, le 100 rupie nello scrigno. Voilà, 100 rupie. Tutto questo solo perché bisogna ovviamente pagare per partecipare al minigioco, e questo è il più difficile, almeno secondo me. Tiro a segno in città. Parlami. Se ti senti in grado, perché non ci provi? Una partita fanno 20 rupie. Vai. Allora, figliolo, le regole sono semplici. Prima che il tempo scada, colpisci quanti più rossi puoi. Però se colpisci un blu, perdi tempo. Prendi bene la mira. Puoi tirare tutte le frecce che vuoi, ti basta premere B. Per il premio che voglio ottenere adesso, bisogna superare 39 punti, quindi fare 40 punti. Quindi se lo batti ti porti a casa un premio spettacolare, buona fortuna! Ok, pronti? Focus! Perfetto, questo è il più difficile, eh? E fortunatamente siamo nella versione 3DS. Perché Nintendo 64
Mamma mia, il casino per fare questo minigame. Andate da sinistra a destra è molto più pratico, almeno secondo me. Vai. Vai. Attenzione perché ce ne sono alcuni nascosti dietro, è normale. Ok. Ok, bene. 1, 2, 3, siamo a 21. Focus. Oh no. Bene. Ancora. Via blu. Rallentate un po' allo sparare frecce perché a volte potreste colpire due volte lo stesso. Bene. Ancora. Wow, ok. Quello era uno dei più difficili, quindi attenzione. 1, 2. No, ho perso tempo. Ok, non importa, ho comunque fatto 40. Pensavo ce ne fosse un altro. E ce ne sono altri 5 che non riusciremo sfortunatamente a prendere. Sono gli ultimi 5. Fortunatamente, 49, peccato. Fortunatamente, il premio 1 è la mega faretra. Ora possiamo portare 50 frecce. E c'è un altro premio se rifacciamo il minigioco e facciamo 50 punti. Quindi bastava non sbagliare. Alla fine però vi ho già fatto vedere cosa bisogna fare. E ci sarebbe anche il fatto del frammento di cuore che devo ancora mostrarvi che ho già ottenuto. A questo punto allunghiamo di un po' il video e ve lo faccio vedere dopo questo minigioco. Quindi rifacciamolo stavolta senza colpire quel coso blu. Tagliando. Perfetto! È appena in tempo. Nella versione per Nintendo 64 credo vi diano leggermente più tempo, ma ce l'ho fatta. Perfetto. Wow! Non ci posso credere. Cioè, perfetto. Ecco a te. Non ci mostra subito l'oggetto, ma fidatevi, è un frammento di cuore. E, ora che abbiamo finito, tornerà il Tonks del passato, che è al giorno 3 pre-primo labirinto, insomma. Vai. Mi sembrava un po' brutto sprecare un intero terzo giorno, insomma, soprattutto visto che non potremo tornare nella fattoria Romani il primo e il secondo giorno per un bel po' di tempo. Quindi sto andando adesso a fare la sfida laggiù, insomma la side quest dei cani. Sto registrando inoltre questo video, questa parte di video, prima del primo dungeon. Per questo vi ho avvisati dell'inconsistenza con i frammenti di cuore prima. Comunque, benvenuti al cinodromo. Posso? Grazie. Posso parlare con la signora? Perfetto. Cosa sei venuto a fare in un giorno del genere? Questo è il cinodromo di Mamamoo Yan, non lo sapevi? Vuoi provare il gran premio dei cani? La puntata minima è 10 rupie. Sì, ma devo un attimo leggere 1, le regole sul cartello. 2, spiegarvi come vincere al 100% in questo minigioco. Oddio, non al 100%, ma al 90%, 80%. Il gran premio dei cani. Scegli un cane, fai una puntata e vinci un premio se il tuo cane si piazza tra i primi 5. La puntata minima è 10 rupie. Se il cane arriva al primo posto, triplicherete la puntata. Secondo posto, la raddoppierete. Dal terzo al quinto posto vi ridaranno i soldi spesi. E se il premio di una gara arriva a 150 rupie o più, riceverete un bel regalo. Io sto puntando ovviamente a questo. Abbiamo però solo 20 rupie nell'inventario. Fortunatamente abbiamo ancora un fagiolo magico. E sono andato a prendere off camera un po' di acqua. Questo perché c'è uno scrigno sopra quella costruzione di legno che ci darà appunto un po' di rupie extra proprio per questa gara. Quindi attenzione. Cagnolino, stai attento, mi raccomando. E adesso... con le orecchie da coniglio si salterà un po' più lontano del solito. Quando farete appunto un salto con rincorsa. L'avrò già detto? Non lo so. Comunque, ora. Faccio questa missione solamente perché abbiamo ottenuto già la maschera della verità. È indispensabile per vincere questa gara, ok? Intanto, questa pietra... Si dice che bevendo il Gran Riserva Romani, il tuo potere magico non diminuisca per 3 giorni. È un'informazione in realtà abbastanza utile. Il problema è che... Non potrò usare questa informazione per un sacco di tempo. Signora, sono qui. Cosa? Cos'è che vuoi? Voglio partecipare, sì. Per prima cosa, entra, scegli il cane che secondo te è più veloce e portalo qui. Potete andare a random. Ma, se avete la maschera della verità, mi fremono le zampe. È possibile leggere il pensiero dei vari cani. Sto cercando una frase ben specifica, io. Sento che potrei vincere, ok, quindi non sei tu. Ok,
che vi indica appunto qual è il miglior cane. Che mal di pancia, quindi tu perderai, perfetto. Datemi un secondo finché non trovo il cane giusto. Niente mi può fermare, penso proprio che non perderò, è una delle frasi vincenti e non ne ho trovata una migliore. Un'altra buona sarebbe, farò questa gara per mia moglie e mio figlio. Quel cane vincerà sempre. Molta gente va per il cane dorato, ma non sempre vince. Va benissimo questo cane, sappiamo già le regole, madame. Voglio puntare ben 50 rupie, se il nostro cane arriva primo, saranno poi 150 rupie, quindi il premio sarà nostro, quindi... Via! Allora, ok, non preoccupatevi, non mi devo preoccupare se il mio cane adesso è a metà corsa. Ah, vero, anche se la frase vi indica che il cane sta per vincere, non è detto che vinca sempre perché i cani si calpestano da soli in pratica, quindi è possibile che i cani, com'è che si chiamano, ostruiscano la strada del vostro cane, e come sta succedendo a quanto vedo. Mi sa che abbiamo fatto secondo posto. Va bene. Ma piccolino, dai! Il cane... Va bene, lasciamo stare. Siamo arrivati primi. Bene. Hai vinto il triplo della somma che hai puntato. E... premio speciale! Frammento di cuore. Bene, ripeto. Siamo nel terzo giorno. Tornerà adesso il Tonks del... futuro che farà quello che sta facendo adesso. Non voglio giocare. E vi saluto nella prossima parte di The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Mi sa che andremo avanti verso la prossima zona principale? Credo di sì. Non lo so. See you next time, baby.